La Biellese cala il poker. Quarta vittoria in altrettanti derby stagionali. I bianconeri espugnano 3-1 lo stadio Abate di Cossato, gremitissimo, in prima fila anche i due sindaci, ma, come prevedibile, i ragazzi di Montanarelli non possono festeggiare altro. La RG Ticino passeggia a Venaria e ritorna in Serie D dopo un solo anno di purgatorio. Il primo quarto d'ora tra Cossato e Biellese è forse il più divertente dell'intera stagione. Niente partenza marce basse né fasi di studio. Pronti via e il capitano dei cossatesi Celussi, uno dei tantissimi ex di giornata, piazza la zampata decisiva su azione di calcio d'angolo. Il pubblico di casa esplode di gioia, la Biellese barcolla. Addirittura il Cossato potrebbe piazzare l'1-2 del KO. Canton, altro ex biellese, con una bella azione sulla sinistra si guadagna un calcio di rigore, complice il braccio troppo largo del biellese Tomasino. Lo stesso numero 7 si presenta sul dischetto, ma il suo tentativo si spegne sui guantoni di Ravetto, bravo e provvidenziale a tenere in vita i suoi. La legge più vecchia del calcio dice gol sbagliato, gol subito. Pagliaro però ci mette qualcosa di suo. L'attaccante bianconero si coordina di sinistro e di controbalzo al volo mette la palla all'incrocio dei pali. Un gol capolavoro, forse il più bello della stagione. Il primo tempo finirà 1-1, ma in mezzo c'è una mezz'ora in cui entrambe le squadre creano palle gol a ripetizione. A spiccare c'è una punizione di Cestagalli che fa vibrare i legni della porta di Ravetto. Ma pure un errore di secondo che spara alto in un'occasione quasi semplice per uno come lui. Nell'intervallo c'è stato tempo per la premiazione della squadra Under 16 del Cossato, applauditissima vincitrice del titolo provinciale che la qualifica al campionato regionale della prossima stagione. Il secondo tempo è completamente diverso. Mister Montanarelli applica un po' di sano pragmatismo, mette da parte i sogni e le illusioni di giornata e fa uscire uno per volta i suoi giocatori più preziosi. Anche il Cossato cala tuttavia, mentre i cambi della Biellese funzionano, soprattutto Lofrano. Il giovane attaccante fa il lavoro di Secca, prima gioca di sponda per il solito onnipresente Facchetti, che con un pizzico di fortuna supera Bruscagin e porta in vantaggio la Biellese. Sempre Lofrano apparecchia la tavola per Namad, che dal limite dell'area piazza un altro pallone all'incrocio dei pali, e alla quarta d'ora della ripresa la Biellese la chiude sul 3-1. L'ultima mezz'ora è l'esatto opposto dei primi minuti, non succede nulla, l'unico a movimentare la partita è il terzino cossatese Pedetti, che prima colpisce un palo dopo un bello scambio con il giovane Bojanic, poi rimedia il secondo giallo e abbandona anzitempo il campo. Finisce così, il Cossato chiude, da neopromosso in eccellenza, al quinto posto, senza playoff ma solo per meriti delle prime due. La Biellese è seconda a un punto dal sogno, che adesso passerà dai playoff e dalla sfida contro il Borgomanero.